Accendi, non è ancora accesa. Buonasera, buonasera. Sono Alberto Guidi, presidente di Millennium Sport e Wellness. Vi ringrazio per la partecipazione a questa conferenza promossa dal comune amico ingegner Franco Valli, che presenterà l'oratore. Grazie, e per qualunque altro argomento inerente alla struttura sono a vostra disposizione. Allora, grazie a Orazio, Giorgio, grazie a Giovanna di essere venuti. È molto importante, ringrazio soprattutto Fulvio, perché anni fa disse una cosa importante: il denaro non è la moneta, e la moneta è un indicatore, diciamo, di scambio, un indicatore di valori, ma c'ha tantissime altre funzioni. Quindi sono ignorante, diciamo, sul settore. Credo, diciamo, che dobbiamo guardarci veramente dal denaro. Dobbiamo avere molta attenzione, perché effettivamente è qualcosa che è contro l'uomo. Va gestito, un ottimo servitore e un pessimo padrone. Quindi grazie, diciamo, a voi veramente per aver accettato, e ascolto molto volentieri. Allora, grazie a tu vieni. Allora, presentiamo il libro, questo, Ama l'Italia, ovvero Cambiare Sociale, che è un'altra edizione ampliata, scritta da Orazio, che da qualche anno sta portando avanti questa battaglia sulla cambiare sociale, il suo significato e quello che può dare, diciamo, nell'economia italiana l'utilizzo, diciamo, massiccio di questa forma di denaro, che non è nuova, diciamo, è vecchia, però è andata nel disuso, diciamo, ultimamente non viene tanto utilizzata, giusto? E da questo libro volevo leggervi la presentazione scritta da Giorgio Vitali. Alcune righe. Il certosino impegno di Orazio Ferniani non richiederebbe ulteriori commenti. Tuttavia, al fine di facilitare la comprensione dell'accadimento, si ritiene utile anticipare alcune informazioni. Intanto, la prima cosa da fare è riuscire a far capire come si sia arrivati alla situazione attuale. Si tratta di un processo lunghissimo nel tempo, perché riteniamo di poter affermare che intrinseco meccanismo evolutivo storicamente determinato, ci troviamo alla fine di un ciclo, il ciclo della banconota. Comunque la si voglia mettere, pertanto, che l'ulteriore sviluppo del processo, sia la moneta elettronica complementare nelle mani delle banche che la emettono, oppure che si arrivi ad una rivoluzionaria banconota complementare o cambiale sociale a circuito predefinito di proprietà del portatore, l'attuale sistema di sfruttamento gestito dai finanzieri e dai banchieri e sicuramente agli sgoccioli. Il primo punto fermo che occorre sottolineare è il sostanziale tradimento che attualmente tutti coloro che gestiscono in un modo o nell'altro la banconota stanno compiendo nei confronti delle norme che l'umanità si è data nei millenni, norme tendenti alla tutela della società in quanto tale e dei suoi componenti, gli individui e le famiglie. Giusto, leggo un'altra frase importante e poi passo la parola a Orazio, prima a Giorgio. Come scriveva Giacinto Auriti, anche la Bibbia contiene norme di giustizia civile ed economica, che è difficile vedere citate non solo dagli ebrei, ma anche dai sacerdoti delle differenti confessioni cristiane. Infatti, la dottrina sociale e monetaria di Mosè è contenuta nel Deuteronomio e si fonda essenzialmente su tre principi. Tutti i credenti in Dio devono farsi reciprocamente tra di loro prestiti senza interesse, nella misura delle loro necessità. Il prestito ha una vita effimera, ogni 7 anni viene annullato anche se non è stato pagato, rimette a noi i nostri debiti come lui. Nessun credente può fare immagine di Dio, né intagliate né incise, né stampate né su pietra né sui metalli. Ecco, poi la riproduzione di Giorgio continua per altre pagine, però io lascio la parola a Giorgio Vitali, che ci illustrerà con le sue parole il commento a questo libro e anche di più. Ecco. Allora, prima di dare la parola a Orazio, che
illustrerà il libro dettagliatamente, sperando possa anche rispondere alle domande di qualche amico, voglio fare alcune precisazioni che in questo momento è opportuno fare. Noi parliamo a un gruppo di persone qui, ma noi sappiamo perfettamente che i nostri video hanno una larghissima diffusione e quindi noi parlando qui oggi è come se parlassimo a qualche migliaio di persone che ci seguono con attenzione. Detto questo, rispetto a qualche anno fa, noi dobbiamo dire che oggi ci troviamo di fronte a una svolta epocale. Lo dico perché francamente sto notando come certe informazioni, certe riflessioni stanno circolando con una velocità superiore a quanto non si creda, anche perché motus infine velocior, il moto si fa sempre più veloce. Come i nostri amici potranno vedere, avviene in Italia oggi quello che avviene sistematicamente nella storia dei popoli. Avviene, c'è un momento in cui le forze egemoni, in questo caso la finanza internazionale, ritiene, anche perché sente tremare la terra sotto i piedi, ritiene di poter spingere l'acceleratore imponendo a questo pseudo governo di accelerare i tempi e cambiare la Costituzione nell'esclusivo interesse di loro signori. Questo fatto che cosa ha determinato? Ha determinato la presentazione di questa riforma costituzionale di cui noi non sappiamo ancora assolutamente chi è stato il creatore. È una riflessione che voglio fare perché noi sappiamo perfettamente che la precedente Costituzione è stata elaborata all'interno di un'assemblea costituzionale di cui abbiamo sistematicamente gli atti del dibattito. In questo caso invece non esiste assolutamente copia o diffusione del dibattito all'interno di alcune teste d'uovo, io chiamerei teste di cazzo perché la parola è più adeguata, che si sono inventate questa Costituzione. Visto poi che questa strana Costituzione viene regolarmente presentata da un personaggio che ti consiglio proprio, si tratta di Maria Elena Boschi, la quale è stata captata velocemente, non si sa quale da quale allevamento di teste d'uovo, e questa qui va in giro reclamizzando questa Costituzione, ma fermandosi sempre a dire che è una Costituzione che serve per risparmiare dei soldi. Ora, questa è quanto di più idiota che possa dire un imbecille. Allora, io vorrei che Maria Elena Boschi mi citasse, perché io queste considerazioni su di lei e su quelle altre ragazzotte che stanno al governo assieme a lei le dico sempre: mi citasse per offese, mi piacerebbe che mi citasse per offese, perché mi piacerebbe vederla in tribunale mentre io gli dico il doppio di quello che dico, tanto per chiarire bene come la pensiamo. Allora, ripeto, una Costituzione non si cambia perché serve per risparmiare dei soldi. Solo un idiota può capire queste cose, e solo un cretino totale può andare in giro a dire che questa Costituzione serve per cambiare i soldi. Allora, una Costituzione è sempre un atto politico ideologico di principio, come ci insegna una grande storia democratica, che è la storia della Francia, che ogni qualvolta ha cambiato qualcosa ha fatto la Costituzione adeguata. La Francia ha una cinquantina di Costituzioni, dalla prima Costituzione del 1793, mi pare che sia quella dell'anno primo, ne ha fatte una marea. Ogni volta che cambia qualcosa, ritengono giusto, necessario, legale, onesto, stabilire una Costituzione, perché la Costituzione è il riferimento principe a cui si devono attenere tutte le persone che vogliono stare in quello Stato, se no vanno dall'altra parte e cambiano la Costituzione. Noi ci dobbiamo ricordare che prima della Costituzione della Repubblica Italiana, nata nel dopoguerra,
ripeto, nata sempre nell'ambito di una Camera Costituente con un'interferenza di moltissime persone, io invito, no, con un governo in stato di occupazione. Esattamente. Oh, io invito le persone che parlano di Costituzione per andarci a comprare, si trova facilmente, basta andare nella biblioteca del Senato e comprare il dibattito che è stato all'origine della Costituzione, ed è bellissimo. Io mi sono trovato molte volte, nelle molte cause che ho fatto nella mia vita, a dover fare riferimento ai dibattiti della Costituzione per spiegare che cosa intendevano i costituenti quando hanno fatto un articolo. L'articolo della Costituzione non nasce spontaneamente dalla testa di Giove come Minerva. O della Bossi. O della Bossi. L'unico fatto che è veloce, capito? Che l'unico fatto poteva essere come Roger Bindi, era più credibile. Allora, allora, chi vede queste cose capisce perfettamente, parlo del dibattito nell'ambito della Corte della Commissione della Camera Costituzionale, dell'Assemblea, no, dell'Assemblea Costituente, si capisce perfettamente non solo che cosa intendevano i costituenti, ma si capisce perfettamente quali sono stati i compromessi che hanno portato, attenzione, che hanno portato alla nascita di questa Costituzione. Ma questi compromessi non cambiano i principi fondamentali che erano all'origine delle varie proposte. Perché la cosa bella è che noi possiamo tranquillamente, e io l'ho fatto più di una volta, in procedimento si può portare come documentazione. Esattamente. Guardate che questo, a parte il fatto che loro intendevano dire questo, hanno trovato questa composizione e questo compromesso. Ma è altrettanto vero che io posso tranquillamente citare le varie componenti all'origine dell'articolo costituzionale, perché mi può servire come riferimento giuridico e giudiziario, cosa che queste persone nemmeno si immaginano. Voi immaginate che Matteo Renzi riesca a capire queste cose? Penso proprio. No, se no non lo mettiamo lì a capo di questo governo. E non parlo degli altri, capito? Adesso stanno prendendo di petto anche un'altra ministressa, proprio francamente. Allora, ho detto questo per dire che, fermo restando questo aspetto, noi ci troviamo oggi in una fase estremamente interessante, cioè ci troviamo in quella che viene abitualmente chiamato Stato nascente, crogiolo dello Stato nascente. Lo Stato nascente è un momento particolare di confusione sociale, filosofica, religiosa. Un tourbillon. È bravissimo, è un tourbillon. Anzi, è un tourbillon. Nel quale poi evidentemente usciranno a fare una serie di considerazioni, una serie di proposte. L'altro aspetto interessante è che le Costituzioni, quelle più interessanti, nascono sempre da uno Stato nascente. Perché l'iter delle Costituzioni francesi, se noi le andiamo a vedere, è un iter di Costituzioni collegate sempre a una guerra o a una rivoluzione. Quello è la Costituzione dell'anno 1. Sì, che casualmente sapevo che l'anno io. Hai fatto bene. Ma no, la cosa va detta a onore, diciamo, di chi lo ha fatto. Di chi lo ha fatto, che sempre, in tutte le epoche, in tutti i tentativi, le Costituzioni che nascono da un sentire popolare, un sentire, diciamo, condiviso, poi a un certo punto interviene però il potere monetario e fa il gioco e cambia le carte in tavola, eccetera. Io ritengo però che a questo punto oggi ci troviamo di fronte, come dicevo, a un veramente a un crogiolo in fiamme, per una serie di ragioni, perché non esiste solo c'è un tentativo di trasformazione della Costituzione in senso esclusivamente dirigistico negli interessi del potere finanziario internazionale, cosa che prima non c'era. Cioè i barlumi di resistenza a cui ci si poteva affidare, no? Per difendersi dal potere finanziario internazionale ci potevano essere. Con questa modifica che è andata a caso l'articolo 117, che è quello basilare sulla costituzione delle strutture dello Stato. Esattamente. Allora, la presa di coscienza, ecco quello che volevo dire. Stavo parlando di Crogiolo,
Questo crogiolo che cos'è? È qualcosa che emette, no? Emette delle nuove realtà. Le nuove realtà sono molto semplici. C'è una presa di coscienza da parte di tutti, quelli che possono fare riferimento alla propria coscienza, e lo possiamo vedere nel dibattito sia televisivo che soprattutto quello che è più importante su internet. Tra l'altro abbiamo preso atto che certe persone, probabilmente sotto l'influsso di certi nostri interventi, e mi riferisco tra l'altro al noto ex giudice costituzionale o in pensione, il quale circa un anno e mezzo fa diceva altre cose, dopo il nostro intervento si è convertito, sì, ha cambiato completamente, ed è importante, ecco perché noi stiamo qui e siamo qui per parlare di queste cose. Un altro elemento che ci rappresenta la sostanziale modificazione delle prospettive, quello che in inglese si dice frame, è la presenza massiccia e sempre più dirompente degli scritti del nostro amico Mauro Biglino, il quale Mauro Biglino ha un progressivo consenso perché le persone, grazie a lui, si rendono conto di una marea di incongruenze, di falsità, di illogicità, di prevaricazioni che sono collegate sia con la Bibbia che con l'interpretazione dei Vangeli. Questo, lo ripeto, non avrebbe potuto verificarsi se non ci trovassimo in una situazione, come avevo detto prima, di crogiolo, la nascita di una nuova società. La nascita di una nuova società nasce, primo, dalla rivolta dei popoli sottomessi. Voi vedete oggi che il potere economico-finanziario degli Stati Uniti d'America sta pesantemente crollando ed è molto probabile che la stessa popolazione americana si renda conto della situazione e che un giro di vite si libera di una vecchia classe dirigente che la domina da circa un secolo. Cioè, diciamo pure ma prima c'erano troppi compromessi, dalla nascita 1913, dalla nascita della Federal Reserve, quello è il punto cardine della... Il popolo americano comincia a capire, e tanto che riesca a votare a favore di Trump, la rivoluzione è già fatta, a mio avviso. La vittoria di Trump, che ne vogliono dire e che cosa non vogliono mascherare, la vittoria di Trump negli Stati Uniti corrisponde alla presa della Bastiglia. Ricordiamoci che la presa della Bastiglia è avvenuta nel vuoto totale, perché dopo la presa della Bastiglia, che è avvenuta nel 1789, ci sono altri motivi oltre alla rivoluzione, anche se quello che l'altro che ha comandato, che era Camille Desmoulins, è stato giovanissimo, aveva 18-19 anni, è stato poi uno dei grandi interpreti della rivoluzione francese. Comunque, diciamo che il clou della rivoluzione francese parte dal 1792, dal 1789, allora ci passano tre anni di maturazione. Sì, di maturazione, ma di silenzio della storia. Non c'è stata l'accelerazione, l'accelerazione è venuta dopo. Quindi noi ci troviamo a questa situazione. Non a caso ho portato questo libro, che a questo libro hanno fatto moltissimi scrittori e studiosi di riferimento, però da qualche tempo se lo sono completamente dimenticato. Questo. Con la struttura delle rivoluzioni scientifiche. No, c'è un Thomas Kuhn, la struttura delle rivoluzioni scientifiche. Sì, sì. Un Kuhn anche qui. Sì, sì, vabbè, ma a questo mi sta bene. Allora, non era Bela, questo è un altro. Vabbè. Zio di Amendola. Allora, riportiamo questo qua. Perché? Perché questo studioso ci dà un'idea esatta di che cos'è una vera rivoluzione scientifica. La rivoluzione scientifica non è qualcuno, no, che si inventa qualcosa un certo giorno da qualche parte. La rivoluzione scientifica è quando si modifica tutto quello che è il contorno, cioè che è il paradigma. Questo lo chiama il paradigma. Io voglio leggere una frasetta che è veramente interessante, se la gente non lo capisce. Quando noi parliamo, ad esempio, di Copernico, no? E finisce lì. Dice Copernico, ma Copernico troppi che ne stanno insieme,
sì, prima? Sì, no, parliamo di Copernico per dire, no, tant'è vero che Copernico poi fu, rimase veramente colpito. Copernico ha potuto parlare perché come Giordano Bruno era all'interno del sistema. Sì, sì, d'accordo, attenzione, però ha determinato il cambiamento del sistema, anche Giordano Bruno. Certo. Giordano Bruno era troppo, tant'è vero che Copernico, quando girò la notizia che avevano bruciato vivo Giordano Bruno, si sparse un terrore in tutta Europa, perché capirono che qui avevano a che fare con dei diabolici, con personaggi diabolici che non tornavano indietro e punti a guardare il loro potere, hai capito? La loro casta. Di una vita, no, ma certo, la casta si difende, sì. Chi guarda, gestisce il potere, Heider, per esempio, insomma, non è che gli è successo un incidente per caso, no? No, mai, tutti quegli incidenti, oggi non lo diciamo, lo diremo qualche altra volta. Lui ha fatto un errore comunque, credeva di essere, no, immortale, no? E ha detto che andava dalla mamma. Io non lo direi mai, se mai dico che qualcuno pure andava dalla mamma. Sì, sempre. C'è anche la famosa Cavallina Storna che no, ma a Napoli, intendo dire che c'era qualcuno che andava dalla mamma, sì, qualche anno fa. Mamma canta, no, mamma chiama e picciotto va e fa. Ok? Ma allora, come vengono, è bello questo video, ma come vengono indotti gli scienziati a realizzare questo passaggio? In parte la risposta è che molto spesso essi non si lasciano affatto convincere a farlo. Il copernicanesimo, il copernicanesimo convertì pochi scienziati per quasi un secolo dopo la morte di Copernico. Ora, quando noi diciamo la rivoluzione copernicana, non è vero. Dopo un secolo ancora stavano a pensare un'altra cosa. Ora, il fatto che noi oggi ci troviamo invece... Non a caso Galilei è stato messo sotto processo... E ha trovato l'accordo. E ha trovato l'accordo. Lo ripetiamo, Galilei non era Giordano Bruno. Certo. E ha trovato il modo di mettersi d'accordo, ma c'era anche quell'altro signore che da buon gesuito ha capito che era meglio metterci d'accordo a certe condizioni in ogni caso. Comunque la rivoluzione è passata per tutti questi passaggi. Ora, come dicevo, siccome io sono convinto che in questo momento l'interesse, avrei potuto portare centinaia di libri dedicati alla moneta, poi magari dove ognuno dice quello che gli viene in testa, no? Però nei fatti la presa d'atto è di questi ultimi 15 anni. La predicazione di Giacinta Auriti è caduta nel vuoto. Io ho avuto un libro che mi ha regalato Giacinta Auriti all'inizio degli anni 70, immaginate. C'era un vuoto più assoluto, pneumatico. La predicazione di Giacinta Auriti è caduta nel vuoto per decenni. Ora però parliamo di Giacinta Auriti, c'è moltissima gente che sa di cosa parliamo e sa anche che è stato lui il genio che ha trovato la soluzione a certi problemi. L'ha trovato lui, come i soliti geni italiani, che trovano la soluzione, però ovviamente al momento opportuno verranno superati e soppressi, diciamo così, nella loro memoria da qualche altro. Però dobbiamo anche dire che fino a qualche anno fa anche nell'università si parlava poco di segnalaggio. Cioè, esattamente. I ragazzi laureavano in economia e commercio e non sapevano cos'era il signoraggio. Esattamente. Perché non veniva loro insegnato. Bravissimo, cioè, adesso ce ne sono moltissimi che sanno cos'è il signoraggio. Anche qualche tesi di laurea. No, anche più di una. Io ad esempio qui c'è un libro che è veramente interessante perché è stato scritto da un uomo molto interessante, era ancora il lire, il prezzo, di Sergio Siglienti. A qualcuno gli può dire qualcosa? Sì. Eccoli. E questo titolo è estremamente interessante. Allora, siccome questo titolo è stato stampato da Mondadori, no, dillo agli altri. No, vabbè, ma se vuole adesso, 1919, andiamo nel 1919, una privatizzazione molto privata, la privatizzazione della Comit. Basterebbe leggere questo per capire, siamo nel 98, il libro è stato scritto nel 98, l'operazione è partita all'inizio degli anni 90. Chi conosce un po' di retroscena del graduale e progressivo controllo dell'economia italiana attraverso l'economia finanziaria soprattutto è passato con gli anni 90, quando venne surrettiziamente privatizzata la Banca d'Italia, nella stessa maniera con cui il fascismo aveva negli anni 30 pubblicato
pubblicizzato la stessa Banca d'Italia, nazionalizzando alcune banche che erano proprietarie. Nello stesso modo che adesso stanno tentando di far passare la modifica alla Costituzione. Esattamente. Mette certe teste di minchia al governo, fai governare il governo da un cretino assoluto. Infatti a tre gatti l'hanno sbolognato, nonostante se avesse 90 anni gli hanno detto vatti fuori, vattene fuori dai piedi, perché lui era l'unico che avrebbe potuto buttarli. Esattamente. Ma d'altronde noi vediamo che ad esempio c'è stata anche una presa di posizione di un vecchio esponente della Democrazia Cristiana, che è De Mita, che ufficialmente ha detto io voto no, ed è molto importante. Se si riesce a ricompattare quella vecchia classe dirigente corrotta quanto vuoi, ma comunque non sei gara. Sì, ma però, se avete visto, c'è un nuovo passaggio in televisione di Ferdinando Casini, che non vedevamo da parecchio tempo in televisione. L'hanno spolverato perché lui fa la pubblicità per il sì. Certamente. Serviva qualcuno che, insomma, certamente, che non li trovavano più di ma certo. Ricordatevi che oggi, con la tendenza che c'è verso il no, c'è moltissima gente che si sputtana andando a parlare a favore del sì in televisione, molti si tirano indietro, e questo è sicuro. Per concludere, questo è l'ultimo numero di Nexus, di cui consiglio l'acquisto e la lettura, perché ci sono delle notizie veramente interessanti. Ce n'è una che... cui voglio leggere qualcosa, perché in effetti questa rivista, che è stata per lungo tempo all'avanguardia, oggi lo è ancora di più, per farvi vedere come ciò che sembrava impossibile non è mai impossibile. E qui c'è un articolo, ti ricordi quanto noi abbiamo combattuto contro il TTIP? Sembrava che era finita, tutti in mano agli interessi occidentali, tutti al servizio economico, finanziario e anche produttivo degli Stati Uniti d'America. È bastato qualche piccolo aggiustamento, qualche presa di posizione della Russia, perché ricordatevi che nella storia dell'umanità, no, la botta secca la sentono tutti, anche se di riflesso. Tanto è vero che quando si dice che Putin ha l'approvazione dei tre quarti della popolazione mondiale, è vero, perché la popolazione mondiale stima moltissimo il vincitore, è chiaro, Putin è il vincitore nato, perché ha aspettato che quelli facessero una marea di fesserie, no? Poi è arrivato e ha dato tre o quattro legnate e il discorso si è chiuso. Adesso ha fatto anche i dati, le legnate sono quelle che si sentono. E io mi ricordo una volta c'era uno sciopero di tassinari. E io ero con i due miei figli, erano piccoli, ma avevano avuto una decina d'anni, a via dei Fori Imperiali, e a un certo punto c'era un tassinario che non faceva sciopero, è stato avvicinato da un altro, il quale si sono fermati tutti e due, e questo qui ha cominciato allora io ai ragazzi ho detto state a vedere come finisce. Allora questo che vociava era un scioperista, quell'altro era leggermente più alto. Ho detto ai ragazzi, state a vedere come finisce. Quell'altro l'ha fatto smuovere un po' e poi stile Bud Spencer, gli ha sparato una legnata e questo è rimasto secco. E allora queste sono le cose belle della vita. E quando tu fai sì, mi piace questo cinismo. No, è la verità, perché non è vero. Sì. Allora, è bella questa notizia, signori, siamo... in un modo o nell'altro l'Europa si sta sganciando dagli Stati Uniti anche per queste ragioni, perché ma soprattutto c'è la sponda, c'è la sponda. Adesso la notizia, l'ultima notizia, che il presidente delle Filippine va a parlare col governo cinese. Prima ha sputtanato, gli ha detto di tutti i colori, no, a Obanana. E poi adesso, capito? Adesso va prima in Cina. No, ma è bello che gliel'ha detto in faccia proprio. Sì, e poi l'ha preso e se n'è andato, non poteva far cazzo. Non so, adesso va in Cina a prendere gli accordi, giustamente, e poi va pure in Giappone. Allora, queste notizie sono importantissime. Perché? Perché dal crogiolo poi esce la nuova forma. Quindi l'ASEAN sta sfaldandosi. Esattamente.
Dal crogiolo esce la nuova forma che nella espressione globale caratterizza appunto l'evoluzione della società umana, che non è mai marginale. Crolla un sistema religioso, sta crollando pesantemente, crolla un sistema politico e ci troviamo nella stessa situazione in cui si trovava Roma quando non seppe difendersi dall'invasione barbarica. La stessa cosa. Meglio allora, quando lasciò perdere. Non seppe difendersi. Non aveva più risorse. Grande notizia dell'Europa, il TTIP è morto. Il ministro dell'economia e vice cancelliere tedesco Sigmar Gabriel ha dichiarato che l'Unione Europea non deve sottomettersi alle richieste degli Stati Uniti e che i negoziati sul TTIP, il Transatlantic Trade and Investment Partnership, ovvero il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti, sono falliti, punto, chiuso. È una delle cose più importanti. Però l'ha rimarcato che l'Italia l'aveva... Ma sta sempre pronti, a calarsi le braghe, no? Le sottane, secondo che sia, che lo so. L'ultima cosa, perché va ricordato l'amico Lollighetti, che è morto da circa un anno e mezzo fa, voglio ricordarlo attraverso questo piccolo scritto, che in un certo senso facciamo assieme. Riflessioni amare sulla speculazione mondiale che vuole rovinare l'Italia e sui nostri politici conniventi. Questo è stato scritto, è stato stampato il 21 maggio del 2012, 4 anni fa. E con questo io ritengo di aver chiuso e do la parola a Orazio Fermiani. Okay, adesso Orazio, tu ci parli del libro? Sì, prima di parlare del libro però devo impostare, fare una introduzione al tuo libro. Allora, intanto comincio con fare una domanda. Vorrei sapere se qualcuno sa esattamente cos'è uno Stato. Lo Stato, come si può definire uno Stato? C'è qualcuno che lo sa? È dura, eh? Ve lo dico io. Allora, lo Stato è quell'entità, appunto è uno Stato, che ha 5 elementi fondanti. Senza questi elementi non si può considerare internazionalmente, anche per la legge dell'ammiragliato, del commercio internazionale o di qualunque altro codice internazionale, Stato. Per essere riconosciuti come Stato ci deve essere un territorio, i cittadini, le risorse per mantenere quel determinato quantità, numero di cittadini, e poi una serie di altri corollari che poi dopo dico, e infine un sistema di regolamento della convivenza all'interno di questa, diciamo, questo incubatore, questo stato di diciamo in via di formazione, come abbiamo detto prima, il crogiuolo, no? Ecco. Ma in questi 5 elementi, il quarto, ho detto appunto territorio, cittadini e risorse, nel quarto sono comprese poi tutta una serie di elementi importanti, e cioè la difesa, il know-how, la cultura, l'identità, la solidarietà, la socialità, almeno queste servono. E qui non c'è più niente di questo. In Italia oggi e anche in molti stati europei non c'è più questo. Perdita dell'identità culturale, perdita dell'identità personale, individuale, addirittura sessuale, socialità non esiste più perché lo Stato sociale è stato demolito negli ultimi anni da questi che stanno operando adesso anche per demolire la Costituzione, eccetera, eccetera. Lo Stato poi, una volta che è costituito, deve cominciare a funzionare, e per funzionare ha bisogno di almeno 4 poteri, e cioè quelli che tutti conoscono: il potere giudiziario, legislativo, esecutivo, ma c'è quello più importante che nessuno ha mai detto e che quasi nessuna Costituzione al mondo riconosce, tranne quella venezuelana che io conosca. E quella venezuelana stabilisce che il primo potere è quello monetario, perché senza la proprietà della moneta da parte dei cittadini o dello Stato che la gestisce per i cittadini non esiste nessuna modalità per poter gestire qualunque iniziativa commerciale, politica, imprenditoriale, amministrativa, niente. Perché in Venezuela, ricordiamocelo, è lo Stato bolivariano
del Venezuela. Certo, è un precedente. Non a caso noi tutti il 21 aprile, andiamo al Monte Sacro a recitare il giuramento, che è simile a quello che pronunciò Simón Bolívar nel 1805, ed è quello che noi è la nostra, diciamo, dichiarazione di intenti, che vogliamo appunto perseguire, ed è quello che giuriamo tutti gli anni davanti al Monte Sacro, in cui ricordiamo il giuramento di Simón Bolívar, il quale a sua volta aveva ricordato il giuramento della plebe. Esatto. E quindi noi che cosa facciamo? Cerchiamo di ricordare gli elementi sostanziali e essenziali per cui agire, perché prima di agire e di prendere qualunque iniziativa bisogna avere alle spalle chiaro chi siamo, da dove veniamo, perché ci siamo, quale iniziativa portiamo avanti, dove vogliamo andare e così via. E quindi senza questa identità noi non possiamo essere nulla. Non a caso negli ultimi anni ci hanno fatto la legge sui gender, l'educazione sui gender, la perdita dell'identità nazionale con l'aggressività dell'invasione degli extracomunitari che vengono qui pagati da noi, e che è una follia assoluta, che non è esistito mai né nell'orbe terracque né in ogni tempo nessuno Stato che si sia fatto autoinvadere. Quindi questo per dire, insomma, tanto è vero che l'Italia è l'unica di tutti gli Stati europei, è rimasta solo l'Italia. Bene, tutto questo premesso e tantissimo altro che sarebbe appunto da aggiungere, ecco una parola ancora in più, sulla socialità e sulla solidarietà, è uno degli elementi di collante, di cementazione fra cittadini, fra individui, fra persone. Qui purtroppo c'è l'esempio eclatante nella sua, microscopicità. Ecco, qui avremmo dovuto essere almeno 30, 40, 50 persone e siamo quattro gatti come al solito. Questo non è un caso, è la situazione generale, cioè lo scollamento continuo e costante dell'interesse verso gli altri, che poi è l'interesse verso ciascuno di noi anche egoisticamente, perché sapere queste cose che noi diciamo oggi qui è importante per chiunque, perché quello che ha detto Giorgio prima e quello che dirò adesso ancora di più grave io, di molto più grave, e già ho incominciato a dire qualcosa, è l'esempio della degradazione morale, sociale, civile, identitaria, culturale, eccetera, eccetera, che ho elencato prima, in cui ci hanno condotto e costretto questi infami che sono i nostri nemici mortali. E i nemici mortali sono quelli che, essendoci un testimone solo, che è la moneta, o la gestisco io o la gestisci te, e da secoli la gestiscono loro, stanno cercando in ogni modo di non farcelo prendere il testimone. Ecco il problema. Il problema della grave crisi attuale non è che le banche sono in crisi, perché non è affatto vero che le banche sono in crisi. Spiega, le banche sono piene di depositi che non riescono a riciclare dando prestiti alla gente, che le imprese non, o sono insolventi, allora ovviamente non è il caso di dargliele, dargli finanziamenti, o non gli stessi capitani di industria o gli amministratori delle varie aziende non si preoccupano, non si premurano di prendersi una carta da pelare come quella di prendere un finanziamento in una situazione di stallo o di inflazione o deflazione come attuale. Allora il discorso bisogna cominciare a vederlo diversamente, e qui incomincio a parlare della moneta. Quindi la moneta è un testimone, come ho detto, cioè è un testimone che o gestisce il popolo o da solo, o attraverso le varie sue amministrazioni delegate, istituzioni dello Stato delegate, e poi porta avanti un progetto monetario collaterale e complementare al progetto economico e fiscale, perché queste tre funzioni non possono essere disgiunte. Il problema attuale della crisi odierna è quella di avere un problema di gestione della moneta che è fatta da qualcun altro, perché qualunque governo in questi ultimi decenni si è avvicendato a cercare di gestire la cosa pubblica è praticamente di fatto fallito, perché non ce n'è stato uno che sia riuscito a migliorare le cose negli ultimi 20 governi almeno,
dal 78 in poi, 15-20 governi. Quindi che vuol dire? Vuol dire che se non c'è la possibilità... Come no, dal 78 no, perché noi abbiamo il ricordo della grande gestione del Ministero delle Finanze a parte di Fanfani, ad esempio, che sapeva quello che voleva. Ma Fanfani era prima del 78. No, no. Era prima del 78, ricorda di me. Beh, capito? Nel 78 è quando ci fu il cambiamento al vertice. Nel 78 non solo è avvenuto il rapimento di Aldo Moro, ma sono successe tutta una serie di cose che non è qui il caso di cominciare a discutere, perché se no non ne usciamo più, perché ancora adesso ci sono delle conseguenze derivanti da allora molto gravi. Ma solo per rimanere in campo monetario, un secondo, lo voglio dire anche agli amici, il nostro amico e consigliore, diciamo così, Napoli Libera, che ci manda sempre delle informazioni relative ai retroscena reali, veri, autentici della storia d'Italia, ci ha mandato di recente un messaggio che io ho fatto girare agli amici, in cui appunto si diceva che quando Dario Fo, recentemente deceduto o decesso, scrisse il Fanfani rapito, è perché sapeva che di lì a poco avrebbero rapito Aldo Moro. E qualcuno di cui abbiamo fatto accennare la memoria lo sapeva. Esattamente. E ci sono i documenti. Esatto. E se lo sapeva lui, lo sapeva anche molta altra gente. Esatto. Allora, tornando a noi, abbiamo parlato di solidarietà e di socialità. E quindi la moneta è la cosa più sociale e solidale che esista. Perché è attraverso la moneta che si liquifica il reddito, si complana la ricchezza, si ridistribuisce appunto la capacità di spesa a tutti i cittadini indifferentemente come minimo per la sussistenza reale e onesta e onorevole di tutti i cittadini, come dice tutta una serie di articoli della Costituzione che vogliono annullare. E ho fatto solo un breve excursus prima di venire qui: è l'articolo 1, 3, 4, 9, 18, 21, 23, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47. Cioè, mezza Costituzione parla della solidarietà. L'essenza della Costituzione. Questa è l'essenza dello Stato, è l'essenza della società, della cultura. Noi siamo fratelli, ma non fratelli per modo di dire. Siamo fratelli perché siamo nello stesso ambiente, nello stesso problema. Quello che succede una volta, io mi ricordo quando abitavo in campagna, questo non c'entra niente, ma mi è venuto così da un flatto. Quando abitavo in campagna, intanto ci si conosceva tutti, nel raggio di 5 km conoscevi tutti i vicini. Ma a prescindere da quello, io mi ricordo che la porta di casa era sempre aperta, e nessuno rubava niente. Ma non con la chiave, con la porta aperta. E la chiave dentro, ovviamente. Una cosa allucinante, oggi a pensarlo solo uno ti prende per matto, invece era così, perché c'era il rispetto della fatica degli altri, e qui dopo entriamo nel merito della moneta, della fatica degli altri, della difficoltà del vivere di tutti quanti nel bene e nel male, più nel bene e più nel male, voglio dire, e nel male nonostante tutto c'era molto bene. È un paradosso linguistico, ma questo dice, cioè i vicini di casa una volta erano fratelli, erano come fratelli. Io mi ricordo che facevamo le cene assieme, quando lavoravamo i campi facevamo lo scambio di forza lavoro e andavano i miei parenti, io ero piccolo, ma i miei parenti andavano a lavorare nel campo del vicino, nei terreni del vicino, di quell'altro vicino, di quell'altro vicino, a rotazione per tutta l'estate, e viceversa quando e tutte le volte c'erano 30, 40, 50 contadini che coltivavano e facevano le coltivazioni e facevano le mieture, le raccolte dell'uva, tutto, si faceva tutto assieme. E alla fine si facevano delle feste magnifiche, alla fine del raccolto del grano, della mietitura, della vendemmia, eccetera. E questo si è perso, ed è questo invece che ci legava, che faceva sentire le persone coese. Quasi un danno fatto a lui era un danno fatto a me. Ecco perché quando assalgono un po' una poveretta, una signora, e le rubano la borsetta, un extracomunitario, un rom che sia, o anche un disgraziato drogato italiano che va a drogarsi e c'ha bisogno dei soldi per comprare la droga giornaliera, magari ti ammassa la vecchietta. Se succedeva 40 anni fa, il drogato, a parte che non c'erano drogati
in questa maniera così massiccia, ma se per caso c'era uno che cercava di rubare una ricchezza, faceva una brutta fine, non andava in processo, non ci arrivava al processo. Questo per tornare al discorso invece della moneta. Lui ha lasciato morire, bruciato una ragazza e quelli che passavano se ne guardato, sì. Nessuno. E poi proprio in questi giorni è stato denunciato dai giornali, due persone che si sono permesse a dire qualcosa sul tram sono state picchiate, sì, e la gente se ne ben guardava. Sì. Dovevamo trovarci noi. Sì, hai fatto. magari prendevamo un sacco di botte, ma però ci andavamo anche noi, sicuramente. Allora, per tornare al discorso, quindi tutto parte, diciamo, la disgregazione attuale, ed è il motivo del perché della nostra incontro, no? La grande mistificazione, ecco, non mi ricordavo neanche bene. Non è la grande bellezza, è la grande mistificazione. Nasce appunto, diciamo, in una maniera che conosciamo noi molto grave, diciamo, politicamente nel 78, ma poi invece a livello esecutivo reale nell'81, quando quel bastardo gran figlio di puttana di Nino Andreatta, così si fanno nomi e cognomi, cominciamo a come lui, io sono sempre disponibile, io ho almeno un processo al mese, sì, almeno, anche qualcuno in più delle volte, perché io magari sono sempre innocente, ovviamente, con tante scuse di chi mi denuncia per diffamazione. Allora nell'81 il signor Andreatta scrisse due lettere, e queste due lettere in cui lui diceva all'allora ministro del tesoro, che era Ciampi, che poi è stato per questo motivo e tanti altri meriti ovviamente nominato Presidente della Repubblica, perché i Presidenti della Repubblica o sono grandi infami per meriti indisconoscibili, e quindi diventano Presidente della Repubblica, oppure non lo fanno, perché sennò come fanno a essere super partes? Solo quando uno è grande infame viene ricattato dall'uno o dall'altro, e quindi deve cercare di essere obiettivo, no? Tra parentesi, più volte detto, io avevo una persona solitamente molto ben informata, e quando nominarono Presidente della Repubblica... Sono stato denunciato anche per vilipendio del Capo dello Stato. Se qualcuno mi vede, mi ridenunci, così. Il signore che mi ha denunciato per vilipendio ha dovuto ritirare la denuncia. Fra l'altro era pure il carabiniere. Allora... Perché non gli conviene che noi abbiamo due dossier di questa portata su ognuno di quegli infami che ha calcato il soglio. No, voglio dire, quando andai a chiedere a una persona che era molto ben informata per quale ragione avevano nominato Presidente della Repubblica Pertini, lui mi rispose subito perché era un uomo molto ricattato. E certo. Allora, andiamo avanti. Allora, basta dire che noi dunque li abbiamo denunciati quasi tutti, mi sembra. Certo. Sia quelli vivi che quelli morti. Quante volte abbiamo il signor Pertini. No, aspetta. Il signor Pertini, che passa per padre della patria, è stato quello che ha permesso ad Andreatta di scrivere quelle lettere, e lui d'accordo. Ed è stato lui che ha firmato poi il passaggio di proprietà dal tesoro alla banca privata Banca d'Italia. È stato lui che ha firmato il decreto del Presidente della Repubblica, il signor Sandro Pertini, che fra le tante altre infamità e delinquenzialità che ha commesso nella sua vita, ha fatto pure questo. L'hanno lasciato in vita per quello, se no sarebbe morto al momento. E passa per essere il padre della patria. Andiamo. Gli altri figuriamoci. Andiamo avanti. Allora, quindi Andreatta, su firma di Pertini, fa questa porcata assoluta. Da lì nasce tutta una serie di evoluzioni poi interministeriali attraverso la redazione poi delle varie dei vari tub successivi che si sono avvicendati, le modifiche anche del testo unico bancario, appunto, no? Con tutta una serie di attività completamente difformi da quello che erano originariamente, e soprattutto l'eliminazione delle tre banche di interesse pubblico, delle BIN, le banche che poi sono state regalate agli amici, perché agli amici mica si fa pagare niente, si fanno i regali. Orazio, ti posso però chiedere una cortesia, siccome non tutti quanti noi siamo addentro, io per esempio sono, diciamo, fisico
e quindi ho un certo fai domande. Sì, allora, com'era la situazione prima di Andreatta e dopo Andreatta, allora, della situazione economica italiana? Beneduce, quando allora lui ha prima accennato, lui ha accennato al 1913. Nel 1913 succedono un po' di cose. E questa cosa del 1913 è l'importanza fondamentale, perché a Puerto Rico viene fondata la Federal Reserve, che è la banca di America. Ma Puerto Rico non è uno il 51esimo stato d'America, come dicono, è solo un protettorato, che è una cosa ben diversa da uno stato. Però guarda caso la banca americana è... guarda che comanda e che controlla tutti gli Stati Uniti, meno uno stato, ricordiamocelo, meno uno stato il quale avendo la banca propria, centrale propria, di stato, è uno stato ricchissimo, che sarebbe il Nord Dakota, esatto. Allora, per tornare al discorso, quindi nel 1913 ci sono disoccupati in quello stato. Nel 1913 una serie di signori ben noti a noi che facciamo queste ricerche, che si chiamano Warburg, Lazard, Rothschild, Rockefeller, Morgan, eccetera, sono 12, hanno fondato questa Federal Reserve, che è una banca privata, non una banca di Stato, una banca privata fuori dal territorio dello Stato, che però controlla lo Stato americano e controlla tutto il Fondo Monetario Internazionale, attualmente il WBO, e controlla quindi attraverso l'accordo di Camp David, prima di Camp David del 1944, il 15 agosto del 1944, e poi quello di Bretton Woods del 44 e Camp David del 71, che era il 15 agosto del 71, l'altro invece del 4 giugno del 44, vengono praticamente stipulate le condizioni per il commercio internazionale e lo scambio monetario internazionale, dove nel 44 si dice: cari amici alleati, erano solo i ministri del tesoro o i governatori delle banche centrali dei paesi alleati degli Stati Uniti, e dice, però sono intervenuti a titolo generale, globale, perché sì, dopo quell'accordo è stato sempre e così. Comunque lì si fu stabilito, e l'unico che si disfrociò allora e poi dopo anche nella decisione di Bretton Woods, l'unico che si dissociò fu Charles de Gaulle, che non sottoscrisse nel momento, ma poi fu costretto a distanza di 2 o 3 anni a dover soggiacere anche lui. E che cosa diceva questo accordo? Diceva che tutte le riserve monetarie del tesoro degli stati aderenti all'alleanza e poi quelli successivamente dovevano mantenere nelle loro riserve obbligatorie il 15% in dollari. Cioè, l'idea di quanti dollari sono? E quindi sono soldi che vanno in bocca alla Federal Reserve, non allo Stato americano. Allora, è chiaro? Allora, cioè, è una ruberia, è un letamaio di un olezzo assoluto. Allora, per tornare al discorso, diciamo dorsale, quello principale, quindi nel 71 ci fu questa modifica, e quindi anche la lira dovette assorbire dei contraccolpi, tant'è che poi dopo, a seguito di questo, successivamente, ma per dare adeguamenti, Moro, quando era Presidente del Consiglio, fece 2 missioni successive, che durarono 3 anni circa, di buoni del tesoro e la famosa 500 lire, di buoni del tesoro a tasso negativo, questo lo sa pochissima gente, e soprattutto quella più conosciuta, quella dell'emissione delle 500 lire del Delfino e della Retusa, che erano 2 serie che poi ebbero un successo enorme,
che erano di proprietà dello Stato in quanto biglietti dello Stato, che è una cosa completamente diversa dalla banconota. Il biglietto dello Stato è assimilabile a un bot che circola. Ecco, che vuol dire a tasso negativo? Tasso negativo vuol dire che invece di dare un interesse positivo, cioè fai conto su 1.000.000 50 euro l'anno o 100 euro l'anno, 1.000 euro l'anno, quei milione da li perde e c'è un motivo perché diciamo deve essere incrementato la circolazione monetaria fra le altre ti pago affinché tu prendi questo banconota. Sì, ma in Svizzera pare che molti banchieri si fanno pagare per tenere in custodia. No, anche in Germania, anche in Italia, le ultime emissioni sono almeno meno 0,25. La gente non le sa queste cose. Ecco. No, infatti ne avrebbero venduti un sacco. Dice, le altre sono andate benissimo, e te credo, stai a regalare i soldi. Certo. Cioè, questa è. Vabbè. Attenzione che però le aste vanno a chi? Vanno alle 20 banche internazionali, le quali specializzate a tasso negativo a te singolo cittadino, alle quali banche il signor Renzi le dà il 7%, paga 7, cioè le banche finanziano al 7% il debito pubblico e prendono invece in prestito i soldi al meno 0,25. I finanziamenti che hanno fatto le banche dei 35 miliardi 2 anni fa erano almeno 0,25. E questi soldi non sono stati utilizzati per rifinanziare le imprese, capitalizzare le nuove attività e così via. No, sono state fatte per prestare i soldi allo Stato che praticamente ci guadagnano il 1.400%. Questa è la situazione. Allora, per tornare indietro e tornare diciamo al filo conduttore, nel 78 avvengono un po' di fatti che poi appunto a partire c'è tutta una sequenzialità. Nel 71 avviene, quindi poi nel 76 avvengono diciamo queste fasi e poi successivamente nell'81 questa lettera e queste due lettere di Andreatta. Succedono poi altri avvenimenti che non sto qui a dire, si arriva al 91. Nel 91 viene finalmente sottoscritta quell'infame protocollo internazionale che si passa sul trattato di Maastricht, firmato da Andreotti e Andreatta. Mi sembra giusto, Andreotti, Andreatta, il quale non avevano capito evidentemente nulla di quello che c'era scritto, oppure lo sapevano e gli è stato Andreatta lo sapeva. Beh, diciamo dove era professore a Bologna, poteva mancare alla facoltà, alla Grazia, all'università di alla Grazia di Bologna, dove c'è il meglio del meglio, il signor Romano Prodi esce da anche lui da lì. Esce da lì, esce da lì perché come esce da lì entra in Morgan, certo, e va a fare 2 anni di masterizzazione l'università più massonizzata d'Italia, del mondo. In Inghilterra. No, parlo di quella di Bologna. In Inghilterra, adesso non mi ricordo quale era, comunque in Inghilterra fa questa master appunto di specializzazione. È talmente bravo che poi ha fatto gli sfacelli che è riuscito a fare lui. Arriviamo quindi gradualmente verso i nostri giorni. Succede appunto questo misfatto enorme del trattato di Maastricht, poi per altri versi i trattati di Basilea 1, 2, 3, per altri versi poi i vari trattati internazionali successivi. Tipo il MES, tanto per dirne un altro, no? Arriviamo quasi ai nostri giorni. E che cosa è successo? È successo che noi abbiamo, e qui ci sarebbero le slide, ma sì, spengo la luce se vuoi. Se lo vuoi fare così, no, aspetta un attimo. Allora, questo è
l'azionariato, l'azionariato dell'Unicredit e l'azionariato del San Paolo, Banco Intesa. Allora vediamo chi sono gli azionari. Allora, un attimo attenzione, questo è importante. Allora, poi vediamo nelle slide, lo vediamo dopo perché c'è un altro discorso da fare, ma lo vediamo dopo. Allora, credete adesso a quello che vi dico io. Allora, la Banca Centrale Europea è una banca posseduta dalle cosiddette banche nazionali statali, mentre in realtà di banche statali, dei 17 sottoscrittori che partecipano al circuito monetario europeo, non mi viene in mente, è un acronimo che in questo momento non mi viene, appunto questi 17 sono di nome 17 banche nazionali, però queste società sono in realtà società per azioni. Anche la società BCE è una società per azioni, la Banca d'Italia è una società per azioni posseduta da una serie di una quindicina di banche dal nome italiano. La maggioranza della Banca d'Italia però è detenuta da queste due banche, 67% del capitale. Una è la Unicredit e l'altra la Banca Intesa San Paolo. Complessivamente hanno il 67% del pacchetto azionario. Vediamo l'Unicredit, se di chi è, no? Perché è una banca di nome italiano che possiede la Banca Nazionale Italiana. Allora, prendi tre azionisti. Capital Research and Management Company, di cui per conto della Euro Pacific Growth Fund, eccetera. 2. AABAR Luxembourg SARL. 3. BlackRock Incorporation. Posso seguitare, ma posso dire i nomi di alcuni consiglieri: Mohammed Ali Al-Fahim, Manfred Bischoff, Henrika Bochgartz, Helga Young, Anthony Wyand, Alexander Wolfring. Vogliamo seguitare? No. Azionariato del San Paolo. San Paolo è quello più interessante. Immagino. Allora, San Paolo. Credit Agrochil. Agricole. Credit Agricole. Grande banca francese. Poi c'è Cariplo, ma anche Cariplo. Andiamo poi a vedere chi c'è dietro a Cariplo. Gruppo delle Generali. La sorella dell'ex amministratore delegato. Ecco, amministratore delegato della nostra cara amica Regina Boschi. No, Regina, no. Come si chiama il cognome? Perissinotto. Perissinotto. Il signor Giovanni Perissinotto, erede del padre, che adesso non mi ricordo più come si parla, che era anche lui uno, è stato direttore generale, amministratore delegato per tantissimi anni, e che ovviamente era un feudo di famiglia, 6-7 anni fa è stato estromesso con la violenza, denunciato per aver sottratto fondi alla legge, mentre in realtà è una persona di una onestà limpida, assoluta. Ha fatto il processo, ha vinto il processo, però nel frattempo è rimesso fuori e lui non potrà mai più rientrare lì, e c'è qualcuno che sta facendo qualcosa per rubarci anche le assicurazioni generali. Quel che poco che ci è rimasto. Quel poco che ci è rimasto, anche le assicurazioni generali. Quindi poi ci sono tanti altri, però c'è per esempio la Mittel, società gestione di fondi, Mittel, no? Che già dice qualcosa. Mondrian Investment Partners, eccetera. Allora, in pratica, dico un'ultima cosa a proposito della situazione attuale, ecco, che la Cassa Depositi e Prestiti, che gestisce circa 400 miliardi di depositi delle signore Cesire di Voghera, che mettono da parte il centesimo quando fanno la spesa, la cresta la spesa, e mettono da parte senza che il medico sappia qualcosa per la pensione aggiuntiva, è passata
da una settimana circa, che già era in parte posseduta, ma adesso quasi per il 67%, quindi il controllo assoluto. Come si chiama la banca centrale cinese? Non mi ricordo più. Nemmeno io. Sotto il controllo della banca centrale cinese. Questo per capire, insomma, in come siamo messi bene. Però non bisogna disperarsi, non bisogna stracciarsi le renne o le vesti, perché comunque bisogna ricordarsi sempre che chi è il territorio, chi risiede nel territorio è lo Stato. Quindi lo Stato siamo noi, quindi qui comandiamo noi. Non comanda né Renzi, né la Rock, Black Rock, né la Mittel, eccetera. Comandiamo noi. Basta che ci decidiamo a comandare, ovviamente, perché il problema è tutto lì. E poi non è a caso che c'ho lì il testo della Costituzione dell'anno 1. Mi sembra che ho anticipato, diciamo, la premessa abbastanza a lungo. Entriamo nel tema. Devi fare le slide? No, aspetta. Entriamo al tema. Sì, risparmi, quindi dove dovrebbe sotto il materasso. In tasca, ma non liquidi. Ti devi comprare rame, argento, oro. Meglio di tutti il rame, perché nel frattempo che gli rom ce lo rubano, costa 11 euro al chilo. Quindi ti prendi 10 quintali di rame, che per portarli via è un po' complicato, e te li vendi un po' alla volta. Allora entriamo nel dettaglio, perché se no siamo qui anche c'è poi un'altra, fare un'altra cosa che in questa sala. Va bene, allora per tornare, cerchiamo di stringere e non disperdere del tempo, visto che c'è poco tempo, che se no abbiamo fatto l'incontro e non abbiamo detto detto molte cose, ma il motivo per cui siamo qui è un altro. Allora, per tornare al discorso e riagganciarmi finalmente al motivo del fatto che siamo qui, quindi siamo messi piuttosto male, ma la soluzione c'è, o meglio, ci sono, quando c'è un problema, quando il problema è semplice, la soluzione è semplice ed è una sola. Quando il problema è grave e complesso, le soluzioni sono sempre tante e sono, diciamo, relative. Relativamente ad una parte del problema c'è una soluzione, relativamente a un'altra parte del problema c'è un'altra soluzione, ma bisogna cominciare con una parte del problema, cercare di risolverla, almeno una parte del problema. Allora, il problema che dicevamo prima è il controllo della banca di emissione del denaro. Fino ad oggi, tranne esempi molto rari nel corso della storia, ma molto importanti, la gestione del denaro l'ha sempre avuta il clero. Il clero, è chiaro, il clero, qualunque clero, a partire dagli sciamani del 20.000 avanti Cristo. La gestione del denaro o di qualche cosa che somiglia al denaro o alla moneta l'ha sempre gestito il clero. Quindi bisogna togliere la gestione del denaro. Quella è la soluzione prioritaria. E poi per gestire le modalità, le possibilità sono infinite, perché il denaro oggi, in questa nostra epoca di derivazione successiva a diciamo, modificazioni che si sono avute nel concetto del denaro, oggi ci troviamo ad avere un denaro che è semplicemente anche virtuale, oltre che cartaceo, scritturale o quant'altro. Allora, il concetto è che bisogna cercare di essere autonomi nella possibilità di gestire il denaro, e questo può avvenire sottraendolo alla gestione del clero attraverso le banche, avendo la possibilità lo Stato di gestirlo direttamente, il che abbiamo visto per esempio ha fatto Aldo Moro quando emise le varie emissioni delle 500 lire. La cosa però più bella e potenzialmente indistruttibile che può avvenire e che è possibile mettere in atto facilmente è la possibilità di avere la gestione diretta da parte dei cittadini. Qualcuno, ovviamente la maggior parte dei
dei perbenisti, ecco, può obiettare che non si è mai sentita una cosa del genere. Ma io dico, è vero che può essere pure così, che però non è vero, perché posso poi dimostrare con episodi che si sono verificati nel corso della storia in cui c'è stata una situazione del genere, e in questa situazione è possibile, appunto, ricordando già le esperienze pregresse, e ricordo sempre le esperienze di Abramo Lincoln e del Führer, che sono agli antipodi e che però hanno fatto esattamente la stessa cosa, in maniera ovviamente adeguata ai tempi loro e alle situazioni contestuali loro, ma l'hanno potuto fare. Sì, ricordo anche l'episodio del paese di Wörl in Austria, dove ci fu il presidente, il sindaco, il mastro Kesel. Che applicava la teoria di Kessler, che si chiamava Unterberger, un nome che è tutto un programma. Unterberger. Allora, questo signore si era inventato l'essenzialità del valore, perché il valore, che è misurato dalla moneta, la moneta è solo il metro della misura del valore, ricordiamocelo sempre. Quindi non è essa stessa il valore, lo era fino a che c'era l'oro, la moneta d'oro, la moneta d'argento, allora il valore era integrato nella moneta, ma da quando? Appunto da Camp David nel 1944 e poi nel 1971 furono fatte le nuove regole del Fondo Monetario Internazionale, ci fu questa modifica che abbiamo detto ora, e cioè che il valore non era più dentro condensato, integrato nella riserva aurea monetaria dei cavò della banca centrale, ma era semplicemente il valore dell'oggetto che si andava a comprare, che veniva integrato nel valore sociale. Ecco il perché dell'importanza della socializzazione, non solo delle perdite come fanno oggi. Le perdite sono socializzate e gli utili invece vengono dati alla Fiat o a qualunque altra società, no, che nel momento che è stata risanata con i soldi pubblici, però quando incomincia a guadagnare i dividendi li fanno solo i soci. Ecco, questa è una cosa folle, visto che i dividendi li fanno i soci, è anche giusto che il rischio lo assumano loro in prima persona, e quindi i soldi li mettono loro, ma li mettono in questo modo che ho detto io prima, e cioè misurando il valore, per esempio, di quella sedia lì con un pezzo di carta uniformato e formalizzato secondo uno schema ben preciso, dettagliato nella forma, nello scritto, nel colore e quant'altro, e che lo contraddistingue appunto come una banconota. Questa banconota, come abbiamo detto, chiariamolo meglio perché è molto importante. L'interdipendenza tra il valore e l'oggetto è molto semplice. Tant'è vero che io, nel momento in cui, e lo sanno perfettamente tutti i mercanti, perché il mercante, soprattutto quelli veri, quelli che stanno in piazza, no? Se tu ti chiedono una cifra per una cosa, no? No? E tu dici no, ma non va bene, allora quanto lei mi vuol dare? Sì. Certo. Che significa? Significa che il vero valore è, e se loro accettano di vendere quel prodotto a quella cifra, il vero valore è quello. Quando noi diciamo che le banche, attenzione, questi sono concetti importantissimi, della reciprocità del valore, quando noi diciamo che le banche sono interessate a finanziare con i mutui una casa, l'acquisto di una casa, è semplicemente perché la banca in se stessa, la moneta, non vale niente. Sei tu che, dando la tua casa a impegno per i soldi che loro ti danno, dai il valore alle loro monete. Il processo è esattamente il contrario. E apposta per questo motivo, per questa motivazione, è in questo momento che le banche sono più ricche, perché è in questo momento che stanno pignorando le case, le imprese, le aziende, i terreni, le case coloniche. Ecco, è qui, ed è lì, qui l'induzione, la mistificazione assoluta, cioè la mistificazione in cui si fa vedere che sono poverini, come sono macilenti, sono così tapini, no? Così miserabili, i proprietari, gli azionisti delle banche, diamogli una mano, mentre nella realtà sono in questo momento che si arricchiscono nella massima assoluta iperbole.
Come facciamo a fermarli? Come si fa? Allora ci arriviamo. Come si fa? Così. Ci arriviamo. Non c'è altra strada. Allora, oppure con questa soluzione. Allora, la cosa è semplice. Tutti conoscono le cambiali. Le cambiali sono un obbligo, una obbligazione a pagare, ma sono anche un titolo al portatore. Esattamente come dovrebbe essere, era una volta, la banconota. Oggi la banconota sull'euro non c'è più scritto un tubo. Se andate a vedere c'è solo scritto 100 euro, 50 euro, 20 euro. Ma non c'è scritto altro, c'è scritto solo la firma di M. Draghi, che non significa niente se non ci mette la sua carica. Cioè, perché lui mette quella firma lì? Mi ci deve mettere Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Allora quello comincia già a diventare un titolo al portatore. Perché c'è qualcuno che ne risponde, perché se qualcuno nota un ammanco, crolla il mercato, l'euro va a puttane, qui non risponde di niente nessuno, perché non c'è nessun nome e nessun responsabile su quella banconota. Non solo, ma la banconota in euro non ha numerazione. C'è quel codice, quello è un codice, non è un numero progressivo di emissione, è un codice. Quindi non sappiamo quanti sono gli euro che questi qui stanno, non lo sappiamo, non lo sapremo mai. La cosa per chiarire meglio, visto che lui è molto interessato, le monete, le banconote prima dell'euro erano banconote, soprattutto le banconote del regno, prima dell'emissione delle amlire nella cosiddetta Repubblica Italiana del dopoguerra, c'era scritto pagabile a vista al portatore. Cosa significa? E fino al 1991, se uno andava alla Banca d'Italia e gli portava una mazzetta da 100.000, però per esempio 10 milioni, gli davano 100 grammi d'oro, 200 grammi d'oro, secondo la valutazione glielo dovevano dare. Hai capito? Oggi prova ad andare in banca a farti dare la Banca d'Italia o la BCE e farti dare loro. Infatti, certo. Ormai è schiacciato da tutto, lo so pure io meglio. Allora, entriamo nel merito. Gli accordi di Bretton Woods sono precedenti. È vero che i dollari, gli stati devono avere una riserva in dollari, però è stato deciso che i dollari erano coperti da un'equivalente quantità di oro. Quello che c'è una garanzia. Poi gli è rimasto. Quegli accordi di Camp David fu abolito. Esattamente. E allora è nato l'euro. Non è proprio così. La derivazione diretta. Non è proprio così comunque, va bene qua. Sì, perché l'euro ci abbiamo solo mezz'ora. Ci abbiamo mezz'ora. Siamo d'accordo. Allora. Il concetto è questo, quindi per portare avanti un progetto del genere occorre andare a rifarsi a documentazioni legali, a testi di prova legali per legittimare un modus operandi che non venga attaccato lo prendo uno per me. Ci sono in giro, guarda, ce l'abbiamo qua. Ok, sì. Capito? Allora, per tornare al discorso, la cosa importante è non fare l'errore che fece Giacinto Auriti quando poi, dopo aver messo in circolazione il CIMEC, fu costretto a subire un processo. E ovviamente poi lo vinse, ma intanto ha dovuto perdere 12 anni nei vari gradi di processo per giustificarsi e poi riconoscere la sua verità, che è assolutamente inconfutabile. Ma l'hanno fatto fuori. E l'hanno comunque fatto fuori. Allora, siccome io molto immodestamente penso di avere esperienza sufficiente in questo campo per poter, dopo tutto quello che ho detto prima, quindi aver subito attacchi concentrici a iota, ma l'immagine non funziona. Allora io so come si fa. Allora ho architettato un strumento che si chiama appunto cambiale sociale. Perché? Perché la cambiale è un strumento di riconoscimento del valore e di pagamento, mentre invece l'euro, non essendo un titolo al portatore, è un titolo in assoluto, non dovrebbe manco essere un titolo di pagamento, ma tralasciamo stare
gli usurpatori fanno qualunque cosa, non c'hanno bisogno della legalità, no? Hanno detto si usa questo e se usano quelli. No, fine della storia. Allora, il concetto quindi va visto sotto il profilo legale. Il profilo legale è la, diciamo, documento base strutturale su cui si basa anche tutto l'impianto legislativo italiano del codice civile e poi anche quello di vari codici amministrativi che non sto a dire, è tutto fondato sul convegno di Ginevra del 7 dicembre del 1930, dove l'Italia sottoscrisse questa convenzione internazionale con 41 stati, dove appunto fu formalizzato poi quello che nel 1933 fu recepito da Beneduce, che è l'attuale, diciamo, testo unico della cambiale. Come c'è il testo unico monetario, il testo unico bancario, c'è anche il testo unico monetario, che è composto da 107 articoli, in cui il 104esimo, non a caso, dice fra l'altro, contrariamente a quello che la prassi normale che la gente crede di sapere, che la cambiale sociale non ricade sotto il profilo delle leggi sul bollo, quindi la cambiale è esente da bolli. Lo sapevate? No. Sapevate il contrario. E invece no. L'articolo 104 dice esattamente quello che ho detto io. Quindi questo per dire che viviamo in un paese gestito dalla banda criminale più assoluta, altro che massoneria, altro che mafia, eccetera. Questo per dire che quello che la gente sa purtroppo non è la realtà, perché si fida di quello che leggono sui giornali, di quello che dice la televisione, di quello che dice il coglione di turno in televisione che, con l'impalutato di autorità che in realtà è un perfetto coglione, no? E così via. E allora i testi bisogna andarseli a leggere. Allora, questo testo unico della cambiale è tuttora in vigore ed è stato modificato solo leggermente, e non poteva essere modificato perché, essendo una convenzione internazionale, per modificare la ratifica bisogna riconvocare un nuovo convegno internazionale con una nuova convenzione internazionale, dove si mettono d'accordo tutti i 41 stati, che adesso manco esistono più, sono tutti cambiati e quant'altro, e poi modificare. Quindi quella legge lì o si disconosce oppure la si segue, non si può fare più o meno, no? Ecco, quindi la legge che cosa dice? Dice che le cambiali possono essere fatte anche addirittura su carta straccia, non bisogna per forza andarle a comprare al tabaccaio. L'importante è che hanno i 10 elementi caratteristici della cambiale. E la cambiale sociale ha tutti questi 10 elementi della cambiale tradizionale, quella che si compra dal tabaccaio, ma è un po' diversa. Perché? Perché sfrutta le vie non percorse dalla convenzione internazionale, quindi quello che non è, diciamo, proibito o dettato o regolamentato è libero e quindi se può fare, fino a che non arriva da parte della legge un decreto legge che proibisce quell'utilizzo lì. Ma non basta semplicemente che io vado in tribunale, no, quello lo puoi fare. Se non c'è la legge non mi puoi manco condannare, manco vietare di farla. Ma loro gli basta soltanto la paura che ha. Io recentemente ho parlato con alcune persone e ho detto si vorrebbe la cambiare, e tutti hanno oddio, perché della cambiare resta l'immagine, l'anomea di qualcosa di pessimista. Ma la gente non sa che tuttora le cambiali vengono scambiate in quantità di circa 700 miliardi l'anno. Sentite, ecco una cosa, la sala credo che sia necessaria, diciamo. Stiamo registrando. Allora ecco, la sala è necessaria. Io sono personalmente veramente grato. Non ho detto, diciamo, che secondo me era da dedicare forse a Gian Antonio, diciamo, sì, questo momento di incontro. Si può dire adesso. Gian Antonio Valli. Sì, che era, diciamo, che mi ha onorato che per la sua amicizia. Vabbè, c'ho nel cuore, dovevamo vederci e poi, diciamo, non è più possibile farlo. Comunque la cosa trovo che sia estremamente interessante. Io sono un fisico dedicato alla vita della fisica, lui è un chimico ad esempio ad altissimo livello, la gente è veramente interessata. Alberto, che ci ha ospitato, è un imprenditore vero, ci sono degli elementi bellissimi che ci riempiono di speranza. Io vi chiederò, diciamo, in un altro momento, posso, diciamo, un'altra, ma per adesso non è così. Sì. Sì. Ecco. Però dobbiamo fare. Sono scontati il discorso e purtroppo mi dispiace che no, iniziato in ritardo, volete bene? Purtroppo.
purtroppo succede sempre. Andiamo alla sintesi. Allora, andiamo alla ciccia, cerchiamo di concludere. Quindi, abbiamo detto, sotto il profilo legislativo, giuridico e anche amministrativo, sia nazionale che internazionale, la cambiale ha un supporto di una valenza assoluta, inattaccabile sotto qualunque profilo, e la cambiale sociale è inattaccabile sotto qualunque profilo. Ovviamente saremo attaccati e noi ci difenderemo sicuramente alla grande. Allora, il concetto da dire e da completare, per completare l'esposizione purtroppo oramai succinta che devo fare, è che esiste quindi uno strumento a disposizione delle associazioni, dei singoli cittadini, delle imprese, dei consorzi di imprese, che possono utilizzare questi strumenti, che sono vari a secondo del circuito dove devono lavorare, perché per esempio i comuni possono riuscire a dare sponsorizzazione per utilizzare i servizi pubblici con il pagamento delle cambiali sociali o anche alcuni tipi di tasse locali e così via. Lo stesso vale per un altro strumento che si chiama sempre cambiale sociale cumulativamente, ma per le imprese, che creando circuito di interscambio all'interno di vari circuiti appunto di imprese possono fatturare in determinato modo particolare, per cui anche sotto quel profilo lì hanno delle agevolazioni, delle grandi agevolazioni previste dallo Stato ovviamente. Si chiama Enrico Barter, ecco, non mi veniva, si chiama Barter, è un epiteto inglese che serve a definire baratto elaborato, non il baratto tradizionale. E poi c'è la possibilità, diciamo, attraverso la cambiale sociale ordinaria, di scambiare valore anche fra cittadini, mentre c'è un ulteriore strumento che si chiama cambiale sociale privilegiata, che permette ai cittadini di comprare dalle imprese e alle imprese di scambiarseli anche per beni reali fra imprese stesse. Quindi ecco, è uno strumento a tutto campo, si tratta di metterlo in circuito, si tratta di incominciare a coinvolgere ovviamente anche sindaci e creare questi consorzi di imprese o andare a contattare i consorzi di imprese che già esistono, perché esiste qualcosa del genere già in operazione, tipo per esempio il Sardex. Il Sardex è una banconota però diversa da noi, perché bisogna fare un distinguo importante fra la valuta semplicemente fatta di bit, che è una cosa completamente diversa, molto asociale, molto disgregativa della disgregazione sociale, e viceversa la cambiale sociale, che invece è qualcosa di cartaceo, esattamente come una banconota, che uno scambia e poi può anche registrare sui conti del laboratorio elettronico, sui bit elettronici in un sito web dedicato alla bisogna. Però prioritariamente il circuito è un circuito reale, sul cartaceo, ecco. Volevo aggiungere che è molto importante, non a caso ha parlato di sindaco, perché le amministrazioni comunali sono da questo punto di vista autorizzate, sono sovrane nella creazione della moneta. Pure se c'è stato un decreto, una serie di leggi. A livello mondiale sono, sia per quanto riguarda la creazione e la circolazione della moneta, sia per quanto riguarda la salute. Il sindaco è sempre responsabile, lui in prima persona, e condizione di salute della cittadinanza sempre. Volevo spiegare ancora una cosa, che il sindaco nel 2007, con la finanziaria 2007, fu messo al bando la possibilità per i sindaci di emettere banconote autonomamente, perché fino ad ora era possibile, quasi nessun sindaco l'ha fatto. Per esempio il sindaco di Filettino su in cima alle montagne, qualche anno fa lo fece, e però era già entrata in vigore questa legge e ha passato un bel po' di guai. Viceversa, io ho detto adesso che il sindaco deve sponsorizzare, che è una cosa diversa, l'emissione viene fatta dai cittadini, quindi nessuno ci può togliere la proprietà della cambiale. La cambiale è lo strumento principe di emissione monetaria del cittadino, dell'individuo, e nessuno la può togliere, ed è quella che bisogna mettere in atto. Poi i sindaci
sponsorizzano il progetto e, visto che non possono emetterla loro, sponsorizzarla non gli è vietato da nessuna legge e lo possono fare tranquillamente, e con quel modo, diciamo questa modalità, possono farsi pagare i servizi comunali tipo asilo, mense varie, eccetera, le riparazioni delle strade e così via, ed è un finanziamento che si fa al sindaco, il quale poi a sua volta può, nessuno glielo può vietare di essere pagato per le tasse comunali o anche per i lavori civici che può svolgere autonomamente da parte dei cittadini. Ecco, spero di aver chiarito, diciamo, in maniera molto succinta, ma per il momento grazie a tutti. Alla prossima. Io sono innanzitutto grato e contestualmente mortificato. Sono grato perché purtroppo, come succede nello sport, quando uno si incomincia a scaldare e comincia a correre, poi fa la maratona. E con tutto quello che voi avete iniziato perché sono iniziato, c'è da dire, a mettere sul tavolo, c'era veramente la possibilità di fare questa maratona. Per cui direi, rincontrandoci a quattro occhi un momentino per riorganizzare meglio questa seduta, che non mi aspettavo così, perché avevo detto, dico, vi do una disponibilità di un paio d'ore, ma non perché qui possiamo stare fin quando vogliamo in casa mia, ma perché adesso di là arrivano, certo, 60-70 ragazzi che devono festeggiare un compleanno, devono attrezzare questa sala, certo, e ci mettono in difficoltà. Grazie a Dorazio, grazie a Giorgio, grazie a Giovanna, grazie a voi per la disponibilità e alla prossima. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti.
lo perfezioneremo. Merito. 4-5 anni. Sì, ma loro hanno un'esperienza tardi. Però è riuscito a organizzare assolutamente vero. Io sono un po' in questo senso a livello organizzativo pragmatico. Ma devi.